Ben ritrovati con il nostro spazio notizia, spazio di approfondimento di GRP. E finalmente oggi parliamo di cucina, finalmente, perché in questo spazio parliamo di molte cose molto serie, molto importanti, ma ogni tanto si può parlare anche di cose piacevoli. E parliamo di cucina. Accanto a me la riconoscerete, c'è cioè Alida, che beh, si sa da pochi giorni ormai, è la seconda classificata per la quinta edizione di Masterchef. Benvenuta nei nostri Grazie. studi, finalmente, è un La quasi piacere. Masterchef. La quasi Masterchef, la vice, non so come, la Masterchef vicaria. Comunque, insomma, lei è arrivata seconda, poi ci faremo spiegare perché, così ci dirà qualche indiscrezione. Ma è qui come nostro ospite perché è piemontese. Lei è di Bra, vive a Torino ormai da 6 anni, quindi, insomma, anche se lei ha una cucina un po' particolare, poi ci racconterà, però comunque la cucina piemontese è arrivata seconda in questo programma che, veramente, oltre ad aver spopolato negli Stati Uniti, sicuramente sta andando molto bene anche in Italia. Allora, partiamo con le domande solite. Ma perché Alida ti sei messa a fare questo programma? Ti è sempre piaciuta la cucina? Ma in realtà ovviamente sì, cucinavo più da piccola, poi mi ha obbligato il mio ragazzo che ha fatto l'iscrizione a mia insaputa e dopo aver litigato una settimana perché io non volevo andare, alla fine sono Ma andata. davvero non, perché si dice sempre come non voleva andare anche io. No, Di solito io non Miss volevo Italia c'è il andare. Torino, lo sapevo, così. In questo No, caso è andata così beh, davvero. no, io proprio non volevo andare, non sapevo appunto dell'iscrizione, l'ho saputa quando mi hanno chiamato, mi hanno detto guarda che sei stata selezionata. Da che cosa? Scusate, ma chi siete? È E quindi Masterchef. sei andata. Sì, con tutte le Perché mie ansie, le mie agitazioni, le mie paure di dire no, arriverò lì, mi manderanno via, vedrai che figura che mi hai fatto fare. E invece poi alla fine è andata abbastanza bene. Ecco, ma come funziona? Beh, innanzitutto, beh, tu cucinavi però già molto bene, perché io penso le persone vicine a me mai si sognerebbero di mandare la mia iscrizione. Però, quindi già vuol Sì, no, dire mi che, piaceva, certo, certo, lo facevi ovviamente. anche per gli amici, in famiglia, Sì, non lo a so. casa io cucinavo e cucino abbastanza, è una Adesso, cosa che mi anche adesso piace, sì, cucini. assolutamente, Bene, sì, che questi intanto vediamo mi un po' dei tuoi piace. piatti. E dicevamo, piatti un po' particolari, comunque sei arrivata lì ed è iniziata la selezione, Sì. giusto? Che selezione si fa La per arrivare davvero? prima selezione appunto è telematica, quindi si invia l'iscrizione, che in questo caso è stata inviata dal mio ragazzo, e poi il primo piatto è un piatto freddo, semicaldo, nel senso che è un piatto che si prepara in 5 minuti, molto veloce, dove viene assaggiato da uno chef e da un autore. Quindi vengono fatte le prime domande tecniche di cucina, Per capire se uno davvero ne sa sì, qualcosa, a me insomma. avevano chiesto, vabbè, molto banalmente la temperatura. Di solidificazione di un tuorlo, di un Ed albume. è, diciamolo così, quant'è la No, scusa? i minuti mi avevano Ai chiesto, minuti. quindi 4 minuti per un tuorlo abbastanza liquido, 7 minuti per un uovo sodo, queste cose qua, la temperatura al cuore del roast beef, il taglio, la Mamma mia. matignon, Non ne avrei la queste più pallida idea, cose ma bene, quindi qua. La hai pasta passato. choux, ecco, Sì. domande più tecniche. Quindi passato quella fase e Sì. poi arrivi a quella, invece la parte di selezione che però già si Poi vede in la parte di televisione. selezione c'è stata la prova quest'anno che hanno inserito dell'impiattamento, quindi dai 150 ai 100 io avevo fatto la ringa che si tuffava nel piatto, tagliata a metà, che schizzava tutto il piatto Sì. di salsa barbecue e poi si arriva all'Hey Cooking dove ho presentato il baccalà affumicato. Ecco, insomma, e poi si E poi parte con la. inizia l'avventura, quindi lì sta un po' ovviamente Ecco, allora vediamo, ci alla sono bravura. d'altra parte, vabbè, il modello italiano forse già in parte diverso da quello statunitense, ma comunque il format è quello, quindi ci sono giudici cattivissimi, voi che andate lì tutti terrorizzati, Sì. tremanti, con la musica d'angoscia di sottofondo, Sì, arrivate lì, presentate diciamo i che è vostri piatti. molto studiato quella Beh, naturalmente, parte lì, fatto molto bene, si vede che certo. c'è gente che sa fare televisione, Sì. ma voi siete un po' agitati davvero, però. Ma io lo ero, ma per mia ansia da prestazione personale, quindi la volontà sempre. Io sono entrata per cucinare, quindi avevo la volontà di fare un bel piatto, di prendere il massimo da tutti gli ingredienti. E poi in realtà invece molti erano tranquilli o non lo so, dipende un po' dalla personalità. E competizione c'è davvero? Assolutamente sì, Quella c'è. assolutamente Beh, sì, forse sia sana che naturale, non sana, nel senso che poi come in tutti i gruppi di persone si formano delle coalizioni, delle persone che vanno più d'accordo, che hanno più certo. feeling, altre meno, quindi sosteniamo tutti una tale persona, non sosteniamola, ma come è Succede un questo gioco. davvero? Assolutamente, beh, è un gioco dove vince una persona, quindi è Certo. normale che magari tra i 20 no, però più andando avanti la competizione poi si crea. Più E sono più cattive le donne o gli uomini? Nota che già dicendo sono più cattive, già do cattive un'interpretazione. le Ecco, a me la festa della donna è passata, i giorni donne. Le donne precedenti. sono Sì.
ma dipende, cioè... Cioè, guarda quella lì che cosa ha cucinato. Sì, sì, io vabbè, anch'io ho fatto e ho ricevuto anche diverse critiche, sicuramente da donne. Ecco, ma allora, visto che però sei piemontese, diciamo un attimo qualche cosa sulla cucina piemontese. Tu in realtà, come hai detto prima, non segui molto la tradizione. No, io sono molto slegata dalla tradizione perché... Le cucine tradizionali sono buone, in realtà sono anche un po' pesanti, un po' laboriose, quindi per carità mi faccio magari la domenica gli agnolotti, il brasato, i plin, li mangio, mi piacciono, non è che... Però ho una cucina che vorrebbe essere un po' più innovativa, sì. Quindi è molto filo orientale. Utilizzo anche molti ingredienti della cucina giapponese. Mista ovviamente all'italiana, rivisitata, quindi volta a creare un gusto, esatto, molto sperimentale, un po' più nuovi. Poi chiaramente quando voglio farmi la buffata, certo, brasato, lasagna, me le faccio. Certo, ecco, però d'altra parte è proprio la differenza che c'è tra la cucina, come si dice, gourmet, no? E la cucina poi tradizionale. Certo. Questo è anche giusto che sia così. Il vino, vieni da Bra, voglio dire, terra di grandi... Sì, poi piatti, vabbè, abbiamo vicino Alba, quindi appunto, sì, il vino piace molto. Amo molto il rosso, e anche se a me piacciono i vini molto pastosi, quasi, no? I vini che si masticano, per esempio, però mi piace molto il bianco anche. Un vino bianco che amo molto, posso dirlo. Non diciamo l'azienda, diciamo il tipo di vino volentieri. È il Cinerino. Ah, ok, quindi già una scelta già un po' particolare, insomma. Sì, quelli un po' torbati, molto profumati e poi, vabbè... Sì, poi vabbè, i grandi piemontesi, diciamo, che ti piaceranno, spero. No, vabbè, il Barolo, Barbaresco, sicuramente li bevo, li amo molto. Beh, insomma, li uso anche per cucinare. Funzionano con questo tipo di cucina un po' particolare? Assolutamente sì, perché ho il rouquet, per dire, faccio delle riduzioni con di rouquet, ecco. Molto interessanti da abbinare a carne o pesci fangosi come le triglie. Ecco, quindi anche vai a cercare ingredienti, appunto le triglie ad esempio sono un po', no, meno considerate. Assolutamente sì, ma cerco di trarre il meglio da ogni ingrediente, quindi perché ognuno di loro ha qualcosa da dare, quindi basta solo saperlo esaltare. Quindi come parte il processo creativo in cucina? Cioè vedi un ingrediente e dici adesso vediamo cosa ne faccio uscire, tipo Michelangelo con il pezzo di marmo. Il processo creativo, vabbè, io sono un'appassionata di arte, quindi quello lo metto in ultimo nel piatto. E sicuramente parte dal fatto di andare a scegliere la materia prima, quindi vado al mercato e mi guardo, no, nel banco del pesce, della carne, le verdure e scelgo le cose che mi piacciono, poi le spargo sul tavolo in modo disordinato, prendo e cerco di... Quindi c'è la classica cliente che arrivi e il macellaio o quello della banca della pesca le dice no, adesso mi fa star 6 ore perché deve scegliere il pesce. No, assolutamente, io guardo, mi metto lì, non rompo le scatole, magari sono... 5-6 minuti, vedo che cosa mi piace, lo prendo e poi magari chiedo anche, appunto, se hanno qualche consiglio. Ah, di bello questo. Certo, assolutamente. Infatti i migliori sono sempre i macellai e ma anche i contadini, ma questa voi come la fate? Allora magari ti tirano fuori quella ricetta tradizionale che poi io utilizzo e stravolgo. Sì. Senti, ma allora il piatto nella tua avventura televisiva, il piatto che ti è piaciuto di più fare? Quello che hai detto qui, forse rischio un po', però mi piace tantissimo, ci provo. Beh, allora sicuramente tutti i piatti della finale erano abbastanza azzardati e sono molto legata alla ricciola affumicata con le alghe, il brodo di miso, di lemongrass, sì. E zenzero, quello era abbastanza spinto come piatto. E un altro che mi è piaciuto tantissimo fare è Fingrin, che è il finocchio, praticamente è stata la prova nella quale mi hanno rubato tutti gli ingredienti. Sì. Era la Mystery Comfort, sì, e mi hanno rubato tutte le proteine, avevo tipo un finocchio, una mela, una pera, no, un'arancia e qualche dotazione di base. Sì. E lì è stata una bella sfida perché ho dovuto tirar fuori un piatto intelligente, buono, con pochissimi ingredienti. E cosa hai fatto, quindi? Ho fatto praticamente una crema di broccoli, pomodori con fighi lassati al miele, poi avevo delle cipolle e questo finocchio, quindi ho centrifugato la mela e ho nappato il finocchio in cottura in forno con la mela, col centrifugato di mela, e poi l'ho lasciato in piedi nel piatto. Ho fatto questa cosa un po' particolare e il piatto si chiama Fingrin in onore a un piatto di Massimo Bottura. Ecco, direi che è un bel esempio che salutiamo. E, dunque,
però siamo quasi in chiusura, quindi diciamo due cose importanti. Uno, stai per fare una cosa bella il 14 marzo, giusto, con una cena a 20 mani addirittura. Esatto, 20 mani, sono 10 chef abbastanza importanti, cioè importanti milanesi. E ecco, appunto, anche... esatto, azione contro la fame. Quindi ho deciso di fare da madrina a questo evento, esatto. Una francese, azione contro la fame. Che si occupa proprio della malnutrizione dei bambini nel mondo, quindi ho deciso di... Visto che di aiutarli, di farne parte, soprattutto perché avrò la possibilità di presentare questi chef, parlare dei loro piatti, chiedere, anche a me interessa, no? Mi aiuta a chiedere qual è il loro processo creativo, perché hanno scelto certi ingredienti al posto di altri, poi credo che sia un bellissimo progetto. Quindi 14 marzo a Milano, quindi con questa iniziativa di azioni contro la fame. E poi, vabbè, siamo in Quaresima, stiamo un po', sta per concludersi la Quaresima, poi si arriva a Pasqua. C'è qualche suggerimento, dai, insomma, metti che io devo fare bella figura, cosa mi metto a cucinare? A Pasqua farò un menù senza agnello, non perché io sia vegetariana o vegana, anzi, però questo fatto dell'agnello, di questo sacrificio mi ha sempre un po' lasciato basita, quindi presenterò un menù molto particolare che si troverà, adesso non lo svelo, no, si troverà sulla mia fanpage, che è appunto Alida Gotta, è la mia fanpage personale, e niente, ci sarà tutto il menù, esatto, su Facebook, e ci sarà tutto il menù con le ricette spiegate passo a passo e le foto. Ok, quindi per un menù un po' particolare. Assolutamente sì. Però faccelo un po' prima di Pasqua, perché se dobbiamo preparare... No, certo, uscirà a giorni. E non facciamo cose... A giorni. Allora, lo dico come utente medio, non facciamo cose difficili che poi non siamo capaci. No, soprattutto cercherò magari degli ingredienti abbastanza reperibili, nel senso che ogni tanto mi lancio con queste erbe di campo. È bella la sperimentazione, ma vai a cercare delle cose sì, magari... Quindi... Promesso, guarda che vengo a vedere sulla pagina Facebook. La stellaria non la uso. Ecco, magari pure il sale particolarissimo, così. Okay. Va bene. Allora ci provo. Va bene, grazie davvero per la cordialità. Ah, non l'abbiamo detto, di solito non si dice, ma in questo caso Alida ha 26 anni adesso, quindi, ed è arrivata a seconda classificata, quindi sicuramente, di solito si chiede il progetto, non te lo chiedo perché o torni a trovarci o sicuramente ti capiteranno un sacco di cose belle che verrai a raccontare. Speriamo, certo, volentieri. Però se ti capitano vieni a raccontarci. Volentieri. Va bene. Grazie ancora da Alida e grazie a voi per averci seguito. Buon proseguimento.